Rimaniamo in tema, previsto un ampliamento degli inceneritori di ieri in Emilia-Romagna, servono a bruciare rifiuti per ricavare energia in maniera, dice l'azienda, non inquinante. Paolo Pinto. I rifiuti aumentano ogni anno del 3,3%, la raccolta differenziata passerà al 40% in 2 anni, ma gli inceneritori in regione sono indispensabili per lo smaltimento e presto verranno realizzate nuove linee. ERA, la multi-utility che opera nelle province dell'Emilia-Romagna tra Modena e il mare, 2 milioni e mezzo di abitanti serviti, aumenterà gli impianti di incenerimento negli attuali siti, passando dallo smaltimento di 663.000 tonnellate a 996.000. Sono aperti i cantieri per il potenziamento degli impianti di Modena, Ferrara e Forlì. È in corso il rilascio dell'autorizzazione per Rimini. Nei prossimi 2 anni raddoppieranno le loro dimensioni gli impianti di Modena e Forlì, 50% in più per Rimini, mentre Ferrara triplicherà. Gli impianti sono sicuri e costantemente monitorati, dice ERA. Siamo su contributi dell'ordine di 0,2-0,3, comunque notevolmente al di sotto dell'1% rispetto all'inquinamento prodotto da altre fonti. Siamo da 10 anni circa effettuando monitoraggi sul territorio circostante e non abbiamo mai riscontrato condizioni anomale. Bruciare rifiuti però conviene, entro 2 anni più che raddoppiata anche la produzione di gigawatt, che passerà da 277 a 592. Noi ci troviamo nella sala del turboalternatore, è la macchina che produce energia elettrica pari a circa 140 milioni di kilowattora all'anno e 50 milioni di megacalorie per il teleriscaldamento. Tutto questo solo con la combustione dei rifiuti, senza consumare combustibili nobili, diciamo.